Ciao a tutti, da vostra ragazza, benvenuti a questo nuovo video. Oggi vi recensisco la mia seconda action figure dei Ghostbusters, una linea recentissima della Diamond Select. Vi linko la prima recensione, quella di Ray. E cominciamo subito, senza esitazioni, vi faccio vedere velocemente la confezione. Allora, qui molto semplice, la parte frontale con la scritta Ghostbusters, il logo Select. Qui c'è la foto del baldo attore che ora avrà minimo 90 anni, che ha interpretato il personaggio. E qui ovviamente, come vedete, ci sono i personaggi usciti finora. Qui c'è Ray Stance, Louis Tully, quello un po' sfigato del primo film. Qui ci dice che saranno 12. E qui una non tanto breve biografia del personaggio che potete leggere premendo pausa. E andiamo ad aprire la confezione, come l'altra volta col barbatrucco, per non rovinare completamente la confezione. L'apriamo così, tipo cofanetto, e tiriamo fuori la parte che ci interessa. Questo non so se ve l'ho fatto vedere l'altra volta. È un opuscolino che fa vedere, pubblicizza queste mini figure. Non mi ricordo come si chiamano queste minifigure, dicevo, dei Ghostbusters. Eccoli qui. Ah, i Minimates. E qua c'è uno di quegli opuscoletti, uno di quei moduli da compilare per farvi sapere i fatti tuoi, insomma, la Diamond Select. No, non ce ne frega niente. Allora, dividiamo in due. Qui vediamo la parte del diorama che potremo completare se prendiamo tutte le action figure. Ok, andiamo a vedere. Tiriamo subito fuori la action figure. Fondamentalmente, faccio un po' di luce. Fondamentalmente niente che non abbiate già visto nell'altra action figure. Andiamola a vedere giusto velocemente. Notare questo personaggio di colore, quindi non si può dire che io sia razzista, anzi questo è un traguardo molto importante per questo canale. Sì, andiamo a vedere da vicino. Qui vediamo una specie di raschietto. Qui potete vedere da vicino tutti i dettagli, fatto molto bene. Sì, rotazione della testa su... no, non va su e giù perché c'è questa parte dei capelli che blocca il movimento, quindi si muove pochino verso il basso. Poi scendendo vediamo le braccia, qui vediamo il solito logo dei Ghostbusters, fatto molto bene, molto preciso. Su e giù, rotazione a 360 gradi. Abbiamo qui questa gomitiera in gomma flessibile, si piega fino a qui. La mano sparante tipo Mazinga. Questa è solo una delle tante mani che troveremo. Abbiamo un punto di articolazione qui, appena sotto lo sterno, e poi c'è anche un altro punto di articolazione qui sotto, che, come ho detto con Ray, secondo me è totalmente inutile. Andiamo qui alle anche, una ottima articolazione qui. Le gambe possono andare avanti e indietro, indietro praticamente niente. Vanno parecchio verso l'esterno. C'è rotazione qui in questo punto, poi c'è piegazione al ginocchio, e poi qui non c'è rotazione allo stivale. Qui invece c'è una buona possibilità, si può muovere sia lateralmente che avanti e indietro. E credo sia tutto. Vi faccio vedere i dettagli dello zaino protonico, fatto molto bene con questi adesivi, tutti questi dettagli, questi cavi, fighissimo insomma. Come ho detto per l'altra recensione, secondo me un po' troppi adesivi. E il fucile protonico, anche questo molto ben dettagliato, che stranamente si dovrebbe collegare qui su questo piolino e andare a combaciare con questa parte qui. Come vedete hanno la stessa forma, cosa che non succede perché è un sistema molto molto balordo che non funziona. Infatti se proviamo
appoggiare, non starà su, manco a pagarlo. Andiamo a vedere un pochino di accessori. Vedete la cintura con questi moschettoni fatto molto bene. Vi faccio notare che a differenza di Ray ha questo punto di appoggio in più, che ci servirà appunto per un accessorio che non è presente nel set, chiamiamolo così, di Ray. Questa qui, per chi non la conoscesse, è la trappola che loro utilizzano per catturare i fantasmi. Se non la conoscete vuol dire che non conoscete il film, andatelo a vedere right now. Allora, questo qui invece è il meccanismo di innesco, è un pedale, molto semplicemente loro per catturare i fantasmi appunto mettono la trappola così e poi col piedino, zacchete, zacchete, si apre e il fantasma viene risucchiato, poverino. Fatta molto bene. Come vedete qui c'è questo buchino, questo quadrilatero che va a la mano che viene via, va ad attaccarsi qui, va ad inserirsi qui. In questo caso, per fortuna, abbastanza bene. Quindi possiamo esporre l'action figure così, facendogli fare giusto qualche giretto attorno alla trappola. Sì, e poi magari sfruttiamo questa maniglia che tra l'altro è storta, vedete? E glielo molliamo così, non è un granché, però fa schifo, no, mi correggo, fa schifo. Vabbè, glielo lasciamo penzolante, così. Benissimo, andiamo a vedere gli altri accessori. Abbiamo, come nel caso di Ray, appunto questa rice trasmittente che va messa qui, molto sicuramente. Benissimo. Ah, qui faccio notare che c'è la scritta Zedmore. Ti metto qui. Ovviamente c'è l'effect part del raggio protonico che loro utilizzano per catturare i fantasmi. Fatto molto bene, come vedete, con questo effetto spiralizzato e questo arancione fluorescente. Come succede per Ray, come invece non succederà per le altre due action figure, perché il problema l'hanno corretto, questo piolino non ha nessun posto dove andarsi a infilare, infatti come vedete qui è chiuso, mentre nelle altre due action figure ci sarà un raccordo. A proposito di raccordo, ho risolto il problema che avevo per l'inserimento del raggio sul fucile di Ray, utilizzando questo piccolo raccordo, come vedete, un tubicino che appunto ho utilizzato inserendo da una parte e dall'altra. Questo è un tubicino che ho recuperato da un pennello che utilizzo. Per quanto riguarda le mani, lo stesso discorso di Ray, abbiamo queste mani nere che vogliono rappresentare dei guanti neri, che hanno questa parte qui che viene via, che è fatta in gomma, e questo lo rende ancora più realistico. Ovviamente poi abbiamo altre mani nude che serviranno per ottenere pose diverse e ovviamente c'è l'immancabile mano sia in versione nuda che in versione guanto che ci servirà per reggere il fucile. Quindi riassumendo, come qualità siamo allo stesso livello di Ray, una ottima action figure sia come fedeltà al personaggio che vuole rappresentare, come dettagli, come posabilità è ottima, anche se è un'action figure di per sé rigida. Ottima attenzione ai dettagli, bei colori realistici e insomma, questa macchiolina da dove esce? Boh. E insomma, gli accessori sono buoni, quindi abbiamo questa trappola che va a completare un po' l'equipaggiamento dei Ghostbusters. Ovviamente ci sono alcune parti un pochino storte, come ad esempio vedete il fucile o qui la maniglia della trappola, però è normale, chi compra action figure di questo tipo sa che è una cosa che non si può evitare. E questo è tutto, vi invito a iscrivervi, condividere, commentare, cliccare mi piace se questo video vi è piaciuto e se volete continuare a vedere le mie fantastiche recensioni, vi do appuntamento alla prossima settimana con un'altra recensione e alla prossima. Bye bye!